In quel tempo Gesù, con i suoi discepoli, si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Bene, oggi siamo con Nicolas, siamo con Emma, Greta e Giorgia. Allora, secondo voi, perché questa gente andava da Gesù? Forse perché avevano sentito i miracoli che compieva e quindi, Esatto. anche se abitava molto distante, impiegavano un certo tempo per arrivare, ma alla fine sapevano che poteva guarirli o aiutarli. Quindi, secondo voi, chi andava da Gesù? I Malati, malati, quelli che avevano i qualche. poveri, I poveri. magari chi aveva l'ebola. Chi aveva? L'ebola. Non so se c'era Così, quella a volta. no? Forse Secondo me, la magari lebbra. la lebbra. La lebbra, C'eri quello! quasi. No, è perché c'era la L. L'ebola, la lebbra, è quello. Oppure anche perché avevano sentito che aveva Gesù era riuscito a far parlare un muto e a camminare uno storpio, e quindi E quindi che poteva essere andato. anche quelli che avevano qualche problema fisico, mentale. Secondo voi ci sono delle persone oggi che uno fa tanti chilometri per andarlo a vedere e magari andarlo anche a toccare? Qualche personaggio famoso. Il Papa. Ma voi, se doveste fare un lungo viaggio, da chi sarebbero le persone dove andreste per andarle a vedere, per andarle a toccare? Io probabilmente a un concerto andrei. Sì, per forza. A un Sì. concerto, ok, siamo tutti Sì. d'accordo, quindi Sì, prima dai. che dal Forse è Papa. quello Sì, più, prima che dal Papa, più sì. attuale. E adesso proviamo ad andare a scavare, ma perché andate ad un concerto? Cosa vuol dire? Mi piace un cantante, vorrei toccarlo, vorrei stargli vicino. Secondo voi perché? Io vado a un concerto perché magari ho un idolo che può essere un Sì. cantante, lo voglio vedere dal vivo perché ho bisogno di vederlo. Cioè, dopo un po' che lo senti cantare, lo vuoi anche vedere, senti la necessità di vedere il tuo idolo. Anch'io, cioè nel senso se io dovessi andare a un concerto ci andrei perché prima di tutto mi piace gli argomenti di cui parla e nelle sue canzoni, anche quindi il modo in cui si esprime attraverso la musica. I pinguini tattici nucleari, molto probabilmente sceglierei i pinguini tattici nucleari. Non dicono E quindi, parolacce. esatto, sono cose un po' più che si distaccano da tutti, Dall'attualità. esatto, Sì. altri cantanti che invece a volte utilizzano termini che anche ascoltarla davanti ai tuoi genitori a volte è molto imbarazzante. È vero. Ma voi avete provato a ragionare cosa, cioè che cosa vi va a muovere? I sentimenti sicuramente, perché io quando Esatto. magari potrei essere triste ascolto il cantante che mi piace, Esatto. diventerei non adesso proprio felice, però Mi solleva tranquillizzerei. l'animo. Prima Quello sì. Magari Greta dipende. diceva mi viene da cantare, quindi se ti viene da Sì. cantare cosa vuol dire? Oh, che sono felice nel momento in cui l'ascolto, però allo stesso tempo quando sono triste magari cerco di ascoltare canzoni non tristi, però che si avvicinano a quella melodia un po' più calma rispetto a una canzone un po' più ritmata, per entrare proprio all'interno della melodia più E quindi per calma, entrare dove? Per entrare in che in un cosa? posto per me. Possiamo dire che una canzone vi guarisce? Sì, secondo me Sì. 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 E tocca l'anima. Quindi allora ci sta che andate, fate chilometri per andare a sentire Sì, è qualcuno. metaforico. Sì. Esatto, perché vi guarisce. Quindi è un po' la logica di quelli che andavano da Gesù.
Cioè, non è che andavano da Gesù per dire, fare il selfie con Gesù e mandarlo da qualcun altro. Andavano da Gesù perché si sentivano bene. In mezzo a questa folla ci sono degli spiriti impuri. Chi sono, secondo voi, questi spiriti impuri? I non credenti. Non pensano sia vero, faccia i miracoli. Proprio a livello morale, non sono persone pure. Interessante. Sì. Sono infatti spiriti. Forse adesso la butto così sulla fantasia un po', che il diavolo ha mandato dall'inferno, tra virgolette, a vedere cosa stesse succedendo in quel periodo, che tutti guarivano, che succedevano vari miracoli, e questi angeli mandati dal diavolo hanno visto Gesù e si sono, tra virgolette, convertiti, perché hanno visto che lui era veramente il figlio di Dio. Porca, cioè, potresti scrivere una serie a TV tipo Lucifer. Bello Lucifer. Sì, noi leggiamo che sono gli spiriti del demonio che quando vedono qualcosa di bello attaccano perché non sopportano le cose belle. E Gesù, sono invidiosi, probabilmente. Sono invidiosi. Perché non ce l'hanno. Ce l'hanno esatto, con gli uomini, ce l'hanno con le cose belle, con la bellezza. Perché sono stati puniti per i peccati che hanno fatto. E quindi chi, come era vanitoso, non poteva vedersi agli specchi perché c'era una nube intensa che non gli dava la possibilità di guardarsi. Dante. No, me lo ricordo dalla convivenza che avevamo fatto l'anno scorso. Davvero? Sì, assolutamente sì. Ma Gesù gli dice, imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Secondo me perché lo voleva magari farsi vedere con occhi diversi dagli altri. Perché se tu sai magari che io sono un qualcuno di famoso, di importante, mi vedi con occhi diversi, sei diffidente, non lo so. Che io non ne ho idea, però ho sempre pensato che anche Gesù avesse bisogno di cure. L'ho sempre pensato, perché comunque è umano e quindi aveva bisogno di sfogarsi con qualcuno, che magari potevano essere i discepoli, e quindi il concetto di figlio di Dio viene messo un attimo da parte per scendere in campo e mettersi sullo stesso livello di coloro che invece necessitavano di cure. E secondo voi Gesù se la fa a far questo? Secondo me sì, perché comunque, ripeto, e insisto sul concetto che lui comunque è umano. Dove si coglie che è entrato proprio nei panni degli uomini? Vabbè, è morto come tutti gli uomini. Esatto. Poi è morto come? Crocifisso come un ladro. Esatto. Quindi si è impersonificato anche nelle vesti di un ladro. È arrivato a toccare quel fondo lì. E ha avuto lo stesso processo che avrebbe avuto, infatti, un ladro. Infatti poi tra il scegliere che crocifiggere o Barabba o Gesù, il popolo scelse Barabba perché Gesù lo consideravano un criminale. Esatto. Bravi. Bello, grazie.